premessa di fondo, credo che siano una squadra organizzata, forte, quindi non era facile giocare oggi contro una squadra messa bene in campo, ripeto, organizzata, e quindi noi non sono deluso dal Foligno assolutamente, al di là del maggior possesso palla, al di là che la partita l'hanno fatta loro. Devo dire che abbiamo messo gol al 40° del primo tempo e nel momento migliore della ripresa, quando la squadra stava crescendo, a mio avviso, questa è la mia opinione, stavano crescendo, stavano tentando di fare qualcosa, abbiamo perso palla su una ripartenza con l'ultimo uomo, proprio un incidente di percorso, abbiamo perso palla così con la squadra che saliva e anche il calcio di rigore secondo me andrebbe rivisto, anche perché, ripeto, non voglio essere ridicolo, dare colpa all'arbitro, però a noi non ci ha perdonato niente, il nostro giocatore ha preso la palla qua e il Siena, a mio avviso, sono stati due episodi importanti. Uno, il centrocampista in mezzo al campo, il ragazzo Diamandé, ha rischiato la seconda ammonizione, ma è stato espulso. E poi, clamorosamente, prima faccio i complimenti a Portanova, che oltre ad essere un grosso giocatore, l'ho conosciuto, una persona squisita, però andava espulso, perché Portanova è stato ammonito, poi ha fatto fallo di mano clamoroso. Portanova andava espulso. Credo che non ci sono dubbi, continuate. L'abbiano fatto finta di niente, però va bene, se dico il Siena aiuta dagli arbitri, dico una stupidaggine, divento ridicolo, io non sono ridicolo, il Siena ha vinto perché è più forte, e a mio avviso è la più forte di tutti, però cavolo, dal nostro punto di vista, anche il calcio di rigore, palla qui in corsa, il giocatore l'accompagna, rigore, benissimo, però detto questo ha vinto il Siena perché ha giocato meglio di noi. Ripeto, non sono deluso al Foligno, se facciamo gol con Vignaduzzo riapriamo la partita negli ultimi 10 minuti, non l'abbiamo fatto, abbiamo tenuto il campo, avevamo problemi di formazione, ripeto, usciamo a mio avviso a testa alta, abbiamo dato tutto quello che avevamo, mi dispiace per i nostri tifosi che erano in tanti, non li volevamo deludere, però speriamo di riprendere subito domenica prossima. Innanzitutto per la squadra è importantissimo, perché comunque penso che ormai questo campionato ci ha insegnato che se riusciamo a sbloccare le gare tutto viene più semplice per me, quindi innanzitutto per la squadra, poi ovvio rientrare da una partita, insomma sono 3 partite che avevo saltato per la squalifica, domenica ero in tribuna, quindi essere riuscito a rientrare negli 11 e aver sbloccato la partita è normale, è ancora più bello. No, il mister l'aveva provato un po' di settimana, l'aveva provato e uno ci spera sempre. C'erano stati dei segnali positivi, quindi la speranza c'era, però è ovvio, finché non ho detto la formazione oggi alle 1, la certezza non ce l'avevo, quindi avevo fatto per l'appunto un'intervista nel mezza settimana dove dicevo che io mi ero allenato per essere degli 11, poi quando c'è stata la certezza, è normale, la contentezza c'era e poi c'è da dimostrare poi in campo. Ma io sbaglio un po' più quelli semplici, cerco, e mi riescono più quelli difficili. A volte, o nella maggior parte dei casi, succede questo. Io l'ho sempre detto, secondo me l'attaccante quando sta bene è nei momenti in cui prova le cose più difficili. E anche oggi provo magari a stoppare il pallone e tirare, mi è venuto di tirarlo al volo e è andata bene così. Penso che sia la cosa più importante, provare la cosa che ti viene istintivamente, perché fai le cose più belle. La valuto positiva, sento andata la vittoria, abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo dal punto di vista dell'aggressione, del cercare di non far giocare, di non far ripartire loro, e penso che abbiamo fatto una prestazione da squadra, questo penso che sia la cosa più importante in questa categoria, e quindi la valuto molto molto positivamente, poi siamo tornati alla vittoria, quindi contentissimo. Sì, quello ancora sono 16 battaglie, quindi siamo ancora, ce n'è di strada da fare, però essere tornati in testa da soli è comunque una cosa che dà morale e ci permette anche di settimane di lavorare meglio, quindi avanti per San Giovanni. Preparata così, diciamo, volevamo ripartire con i nostri esterni veloci, certo non volevamo concedere magari così tanto al Siena, che però era veramente ben messo in campo, faceva girare bene la palla, ha trovato le uscite sia da una parte con Titone che dall'altra parte. Poi ha trovato un gran gol dell'attaccante, quindi alla fine
non dico un episodio, ma un'invenzione di uno dei tanti giocatori importanti. Certo, nel secondo tempo magari siamo venuti fuori anche noi, però forse nel nostro momento migliore abbiamo pagato un rigore che c'era alla fine, che mani in aria c'era, su palla nostra abbiamo perso palla. Perché e poi il mister aveva detto il contrario. Io ero lì dietro, era un metro, in genere quei rigori magari si danno, magari ce n'era uno anche per noi su un'azione controversa, diciamo, però non è quello che li cambia la partita, alla fine il Siena ha meritato, noi siamo comunque soddisfatti della nostra partita perché un campo così, una squadra così, ce la siamo giocata a testa alta e guardiamo avanti con fiducia. Riduce un po' le ambizioni anche di questo Foligno, però? No, secondo me no, perché non eravamo morti 2 settimane fa e non siamo morti nemmeno oggi, perché guardiamo avanti, oggi anche le altre squadre hanno rallentato e noi siamo una squadra secondo me ben attrezzata e potremo fare bene in futuro. Sicuramente è una squadra attrezzata, una squadra che vuole vincere il campionato, perché ciò ho visto un attimo Siena, sugli esterni hanno dei giocatori importantissimi, hanno qualità e non gli manca nulla, perciò è una squadra che per ora merita il primo posto, poi è normale che se la lotterà con altri, compresi noi, però è un'ottima squadra. La classifica, per chi mi vuole rispondere, rispecchia i valori tecnici delle squadre oppure ci sono delle posizioni che la vostra interpretazione dovrebbe essere variata? Sostanzialmente siamo a giro di boa, come si suol dire, penso che bene o male chi ha perso punti, chi magari ne ha guadagnati più del dovuto, però siamo lì, nel senso noi comunque siamo in una posizione di alta classifica, anche se a mio modo di vedere personalmente penso che qualche punto in più lo meritavamo, soprattutto negli ultimi minuti abbiamo lasciato su tanti campi diversi punti, perché sia oggi che magari all'andata in casa col Siena abbiamo dimostrato di essere una buona squadra con un'ottima individualità, però ci sono tante partite davanti e come ho detto prima siamo fiduciosi. Ha giocato bene chi ha giocato male. Io dico che oggi i migliori in campo sono stati Collacchioni, Santoni, Code, Cipriani, tutti i ragazzi, Scalzone e Paseric, che ieri sono in giù da giocare a Gavorrano. Di fronte a quello che vedo in televisione, guardando anche le partite che lo specchio del nostro, lui parla di stadio, io parlo di educazione, quello che vedo in Serie A, come l'ho sostituito, quando buttano giù cose, offendono e fanno, la vittoria nostra invece è la vittoria di un modo di pensare di un gruppo che lavora costantemente in grande armonia, certo nessuno fa piacere andare in tribuna, ma tutti quelli che stavano in tribuna sono venuti lo spogliatoio a festeggiare, compresi i ragazzini Dinelli, Venuto, che siamo un unico gruppo. Credo questo sia e tutti gli infortunati che dall'inizio dell'anno, gli infortunati non hanno saltato nemmeno mezza partita, nemmeno quando siamo andati fuori, noi partiamo sempre 27-28. Andiamo anche fuori tutti gli infortunati, ma non perché li costringo io, ma perché lo spirito del gruppo è questo, e questa è la cosa più importante ed è l'unica differenza che abbiamo noi con le altre squadre, questa è la cosa più importante. Quindi dico, posso parlare che gli stadi italiani sono pessimi, infatti è vero, proprio gli stadi italiani bisogna riempirli, e riempirli come hanno riempiti loro, con la cultura, bisogna riempirli con gente che al di là del risultato guarda anche tutto il resto, perché il risultato è soltanto una punta di un iceberg, tutto quello per costruirlo è quello che vi ho detto fino adesso, cioè per costruirlo l'importanza di chi gioca meno, di chi è chiamato come oggi Crocetti dopo 4 giornate, 5 che non veniva impiegato, è stato impiegato, ha ripagato una grandissima prestazione e questo è lo spirito di cui ne ho parlato all'inizio, alla prima conferenza stampa che ho fatto qua e mi fa molto piacere che questo è quello che ci prende. Senta, sulla... Perché,
abbiamo vinto, l'importante era quello, però la differenza tra noi e le altre squadre è che noi non ci possiamo mai festeggiare, perché per noi diventa normale vincere, qualche volta addirittura proviamo da che ridire, e quindi noi non ci liberiamo mai, perché è quello che ci capita, che addirittura la vittoria non viene nemmeno festeggiata molto, perché tutti si aspettano questo, e quindi diventa questo il peso determinante ed importante. Però attraverso quello che ho detto prima è l'unico modo per riparare a questo, perché siamo un gruppo molto coeso, molto unito, e quindi magari festeggiamo meno, dentro siamo consapevoli e contenti di aver fatto una grande prestazione. Ho detto il fatto che quando ha avuto tre giorni di squalifica, poi abbiamo preso altri giocatori, prima di tutto il peso e la responsabilità erano esclusivamente su lui. Io conosco, voi non conoscete perché non siamo né in Serie A né in Serie B, dove un giocatore che viene preso tutti quanti lo conoscono, cioè Bordigoni non sapete nemmeno chi è, lo conosco soltanto io, e quindi io so quello che può dare e quello che non può dare. Sono le sue qualità, che non sono certamente quelle che ha espresso fino adesso, però Bordigoni viene da 7 mesi di inattività, quindi gli andava dato il tempo, che però noi non abbiamo, per tutti gli impegni che abbiamo, e quindi ho pensato di schierare Chierocetti, proprio perché l'ho visto bene, ho giocato anche sulla fame e sulla voglia che aveva di giocare, va bene così, senza nulla togliere ai suoi due compagni di squadra che sono Crocetti e con Scalzone, che è andato per gli stessi motivi è andato a giocare ieri, perché sapendo che gli posso far fare minuti in prima squadra gli faccio fare con le riunioni. Noi oggi abbiamo avuto quanti ammoniti? Quattro ammoniti, una squadra che ha 90 minuti da palla fra i piedi, 4 ammoniti, e siccome ne avevo già 2 in campo di Portanova, mi posso anche fidare che sta attento a non farsi riammonire. Io Mandé avevo molto ma molta paura che incappasse nella seconda ammonizione, non, visto come stava di Portanova, lo so, però cioè, Portanova ha un'esperienza maggiore, il fallo di mano era in terra, cioè, era in terra quel fallo di mano, cioè, ora, se no facciamo come che il signore vostro direttore, perché sennò ora io non ho parlato, però dico, oggi è lo specchio di tutte le partite, noi l'unica squadra che abbiamo oggi il secondo rigore che prendiamo in 18 partite. E ce n'era. Finiamo le partite con 7, 8 ammoniti, io sono stato espulso 2 volte, non c'è stata una partita in cui abbiamo invece leggo sui giornali da una parte uno, da una parte un altro, che mi dicono che il Siena i campionati si mettono le scrivanie, oppure che noi siamo tutelati e sopraaiutati. A me mi sembra che questa cosa è ora di finirla, perché uno deve pensare alla sua cosa e non pensare alla nostra. Io del Foligno ho soltanto parlato bene, quindi vorrei che i dirigenti delle altre parti non pensassero a noi, pensassero a loro, e non venire qua a dire cose che non esistono, che oltretutto inquinano anche l'ambiente. Le stesse cose ho detto prima all'incontrario, non vedo perché dei dirigenti in grandi e vaccinari debbano insinuare nei tifosi che noi siamo super tutelati, e assumere invece non è proprio assolutamente vero, perché se no vi mando tanti filmati delle partite che abbiamo fatto e mi dite quante volte noi siamo stati aiutati da poterne arrivare, di cui io non dico che ci sfavorisco, non dico niente, mi prendo le decisioni che prendo, buonanotte, però almeno posso sentir dire che veniamo aiutati, questo non mi dispiace. Sto ritrovando la condizione ottimale, il fortunio è alle spalle e adesso bisogna lavorare per ritornare al 100%.
tua e di Zani in particolare. Sicuramente un po' più di esperienza e un po' di gestione della palla, però sappiamo che ci sono delle regole in questo campionato e la cosa importante è che quando il mister chiama qualcuno si faccia trovare pronto. No, nervosismo no, perché comunque sapevamo di incontrare una squadra tosta che veniva qua a giocarsi secondo me per l'ultima possibilità per entrare in corsa per il primo posto, perché adesso a meno 9 con lo sconto diretto a favore è un po' più dura per loro. È una buona squadra, però siamo partiti bene, abbiamo creato occasioni da gol, poi l'abbiamo sbloccata, siamo stati bravi a concedere pochissimo al Foligno e a portare a casa i 3 punti. L'ho ritrovato prima in classifica, che è la cosa fondamentale, però è dall'inizio dell'anno che vedo un Siena che fa sempre la partita, che è padrone del gioco. Chiaramente abbiamo avuto un periodo in cui gli episodi giravano a sfavore, però adesso siamo là davanti e dobbiamo continuare su questa strada.